Possiamo partire? Permesso. Allora, salve a tutti, buongiorno, grazie ovviamente ai giornalisti che sono venuti, ho invitato tutte le testate giornalistiche, perché al di là di tante discussioni, tante anche articoli che insomma, sono stati molto posti, tutti come io, c'è un momento di grande attenzione, non solo a Caivano, ma poi tutta l'area nord di Napoli, tant'è che troppi fenomeni si sono verificati negli ultimi tempi, tra Fragola, Fratta Minore, Caivano, Casalnuovo, e anche sabato scorso recentemente ci sono stati degli avvenimenti. Però, devo dire, nonostante anche la presenza di molte autorità sul nostro territorio, sono intervenuti, molte iniziative giustamente di solidarietà a Don Maurizio Barricello, al quale ovviamente abbiamo partecipato con grande determinazione, perché sicuramente la voce autorevole è importante, e noi abbiamo il dovere di dire come stanno le cose. Io l'ho fatto in più di un'occasione, sono anche attaccato per alcune proposte che qualcuno ha rappresentato come eccessive. Quando io dico che il Parco Verde è un errore urbanistico e che bisogna risolverlo urbanisticamente, io faccio riferimento a quello che hanno fatto a Scampia. Quando parlo di dipartimento di ricostruzione dico che quegli appartamenti vanno costruiti in un miglior modo nel tessuto urbano, inseriti nel tessuto urbano, e ovviamente non togliendo quell'acqua nella quale sostanzialmente navigano totalmente le scene. Insomma, al di là di questo, noi abbiamo più volte e con forza rappresentato la necessità di tre cose. Primo, più posti dell'ordine, e pare che oggi la scelta della compagnia sia un dato acquisito, che è un lavoro collettivo che abbiamo fatto tutti quanti. Io stesso ho incontrato Morcone per la questione non solo della compagnia, ma anche per la videosorveglianza. E noi abbiamo presentato un sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana in tre occasioni diverse, a Città Metropolitana, nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo e anche e soprattutto nell'ambito del patto per la sicurezza che ho firmato con il prefetto. Quindi era proprio, diciamo, la cosa più evidente, più normale da fare. Noi aspettiamo questa risposta. Il prefetto però vi diede dei finanziamenti, a quello che ricordo io. Noi non abbiamo dato nessun finanziamento. 3.200.000 euro. No, quello è per i roghi. La questione dei roghi è una cosa. La cosa che dice il patto per la sicurezza urbana, e quindi il sistema di videosorveglianza per la sicurezza urbana, è una cosa che noi abbiamo presentato in tre occasioni diverse e in ultimo al Ministero degli Interni, proprio perché fa parte del pacchetto per il patto per la sicurezza che ho firmato con il prefetto. Quindi, ma per il sistema di videosorveglianza da solo non risolve, poi ci vogliono gli uomini. Allora o ci danno una deroga per l'assunzione di personale dei vigili urbani, che non è che possiamo inventarci così, assumere d'amblè. Noi abbiamo dei vincoli di bilancio, dei vincoli anche giuridico-amministrativi che non ci consentono di fare delle assunzioni, ci vuole l'assicurazione dei conti, ci vogliono tutta una serie di cose burocratiche, se non ce le danno noi non potremmo mai fare. Vorremmo tentare di assumere, spero che quest'anno ce la facciamo, di assumere almeno 4-5 vigili urbani. Sapete che il comandante è in prestito a Scavallo, quindi vediamo di definire anche questa questione. Allora, ci vogliono queste tre cose, tra altre cose. Noi abbiamo pronto anche il regolamento per tentare di avere e di interconnettere al nostro sistema di videosorveglianza, quello che faremo, anche le videocamere che i commercianti, i singoli cittadini possono essere interessati a mettere per le loro situazioni, diciamo, di sicurezza. Quindi interconnessa al sistema di videosorveglianza complessiva, insomma, credo che possa essere una rete importante, ma ci vogliono i numeri proprio per controllare gli interventi e non possiamo chiedere tutte le forze del gruppo. Comune. Che tra altre cose. No, voglio completare un attimo, ho finito, diciamo, la presentazione, l'apertura, perché
l'ultimo tassello è che come maggioranza abbiamo anche deciso di dare una struttura per la possibilità di mettere un commissariato in chiesa. Diamo la possibilità anche di aumentare, diciamo, ulteriormente il tassello. Ho scritto al ministro degli interni, la Nocese, quindi compagnia da un lato e commissariato in chiesa dall'altro, potrebbe, come dico, assicurarci quella presenza di uomini che sono, ovviamente, già fanno un lavoro estremo, straordinario, però è chiaro che c'è anche quel discorso di vedere, in qualche modo, di rassicurare anche visivamente i cittadini che c'è un elemento di controllo rispetto a tutto il problema sicurezza. Quindi queste sono le cose che io vorrei dire con chiarezza. Se non facciamo questo, se lo Stato non si rende partecipe di una situazione di questo genere, io non credo che difficilmente ci sia una risoluzione questo problema. Tra l'altro, 13 sindaci dell'area nord hanno chiesto l'incontro al prefetto, speriamo che lo incontreremo a breve. Ho finito qui, diciamo. Allora, quindi lei, il sindaco, dice senza i soldi dello Stato non c'è nessuna videosorveglianza. Il comune non potrebbe fare un mutuo come fa quando fanno le grandi opere pubbliche per mettere questa videosorveglianza urbana? Allora, intanto noi non possiamo fare mutui, lo Stato del nostro, perché noi usciamo dal dissesto, quindi abbiamo una situazione. Il dissesto è passato. Un anno, noi abbiamo ancora l'osto, abbiamo ancora un organismo straordinario di mediazione. E quindi se tu non hai, come dire, uscire definitivamente dal dissesto significa che l'OSDO fa la relazione finale, porta il conto finale, dice se dobbiamo ancora dare altri soldi o sono rimaste appese alcune questioni, con la relazione finale si definisce in via definitiva il dissesto. Tutto quello che ci lascerà delle risorse, se ci lascia delle risorse è ben bene. Tra altre cose stiamo vedendo anche un po' di gioielli di famiglia, sapete che c'è un'asta pubblica che per vendere dei terreni. Speriamo che vada a buon fine, se avessimo le disponibilità, perché no? Però non si può dire, noi daremo tutta l'assistenza con tutto l'ambaradan e poi non si finanzia un sistema di videosorveglianza. Io questo non lo trovo, poi non lo voglio, non li voglio i soldi, lo facesse direttamente lo Stato, che problema c'è? Anzi, forse è meglio, ma non solo a Teheran, in tutti i comuni ordinari che vivono questa difficoltà, forse comunque. Questa storia di pescare che Pizza ha sparato a un buco perché non gli ha colto la cotoletta a tempo, mi sembra veramente folle. Posso? Sì. Dei fondi del CIS presentati dalla ministra Carfagna, oltre al progetto di Padre Paracelo di 2,5 milioni per un centro formazioni, la sua amministrazione ha pronti altri progetti per ricevere ulteriori fondi, se sì, quali? Noi abbiamo presentato 13 progetti che hanno avuto diverse priorità. Alta priorità è sicuramente non solo il progetto di Padre Cielo, ma il progetto del Comune, attenzione, il progetto del Comune fatto in collaborazione con alcuni collaboratori di Don Maurizio Matticini, con l'agenzia Nolana, di Gruppo Nolana, che ha fatto l'assistenza tecnica, e con il consorzio ASI. Quindi il progetto del Comune di Don Maurizio è stato un lavoro collettivo, ma abbiamo avuto in via di priorità assoluta il rifacimento del teatro. Il primo progetto approvato è quello del teatro, quindi non solo il discorso, ma poi abbiamo avuto gli altri progetti con media e bassa priorità, quindi presumibilmente nell'intenzione del ministro Carfagna è quello di finanziare tutti quanti i progetti, però hanno dato delle scadenze, degli scadenzari diversi. Per adesso noi stiamo aspettando la firma del CIPES che dovrebbe liberare i primi 200 milioni di euro, ma il progetto più grande, quello più significativo, non sono manco questi due, è la possibilità di avere finalmente la riqualificazione dei Reggi Ragni, che è un progetto che interessa tutta l'area di Terra dei Fuochi. Quindi quello secondo me è il progetto più importante in assoluto, che è stato finanziato con una prima tranche di 36 milioni di euro. Sindaco, voi siete usciti da un anno dal dissesto, no? Com'è possibile, mo al di là dei vigili, in un anno non si riesce neanche ad assumere una sola persona? Perché a parte i vigili ci sono carenze e praticamente in tutti i settori. Noi abbiamo carenze dell'ufficio tecnico, l'ufficio di cancelleria, diciamo come livello prioritario dei vigili. Poi è chiaro, ci sono anche altri uffici, diciamo, un po' scoperti.
Però io voglio ricordare che noi abbiamo approvato il bilancio per effetti di tutte le proroghe e controproroghe a settembre del 2021. Dopodiché abbiamo messo in campo tutte le procedure di assunzione che sono quelle previste per legge, mobilità obbligatoria, mobilità volontaria, idonei ed altri concorsi, Formez ribando. Sui vigili noi abbiamo fatto la richiesta prima per l'assunzione. Il problema è che i quattro vigili che hanno chiesto e due assistenti sociali, l'elenco che noi abbiamo richiesto entro il 31 dicembre ce l'hanno fornito a gennaio. A gennaio il bilancio era in esercizio provvisorio e quindi non potevamo assumere. Cioè, quando si è in esercizio provvisorio non puoi assumere. Quindi è saltata questa possibilità. Adesso approveremo il nuovo bilancio e con il nuovo bilancio faremo la nuova assunzione. Quindi quando è prevista, diciamo, la prima assunzione nuova? No, ma poi dipende sempre dal Formez se ha ancora disponibilità rispetto a quello che ci aveva dato, se no dobbiamo andare verso nuovi. Il programma è quello, mobilità obbligatoria, mobilità volontaria, idonei ad altri concorsi, Formez e RIPAM. Se non nessuno di questi strumenti sarà utile, dobbiamo fare un concorso nuovo. Solo loro potremmo fare un concorso nuovo. Per sempre come giustifica ai cittadini un ulteriore aumento del PEF? Come giustifica? Ai cittadini un ulteriore aumento del PEF. Non c'è un aumento del PEF. Io vorrei farvi vedere una scheda, una bolletta che sta arrivando a 1.000 cittadini. 1.000 cittadini. Nel 2021 pagheranno zero, quasi 1.000 cittadini. Allora, al di là di tutte le carte, questa è la bolletta, ovviamente cancellato il nome però per ragioni di privacy. Allora, di che cosa parliamo? Il PEF e tutto il sistema dei rifiuti risente di accavallamenti e di appesantimenti nell'arco del tempo, ivi compresa la gestione commissariale, che come ha dimostrato l'ultimo consiglio comunale si è determinata una situazione veramente di confusione totale, per cui noi non siamo riusciti ancora a sistemare. Adesso abbiamo finalmente il nostro piano industriale, discuteremo del piano industriale e qualunque sarà la situazione che è legata alla responsabilità del lato rifiuti. Noi non possiamo fare né gare, non possiamo fare niente se non con l'autorizzazione dell'ATO, che deve trovare l'unico gestore unico. Questa è la lettera dell'ATO che all'epoca, quando fece l'ultima volta l'affidamento, ci comunicò che noi non potevamo muoverci assolutamente perché era compito loro. Questa è la lettera dell'ATO a firma del direttore Carlo Lupoli. Ecco qua, questa è la lettera in cui dice con precisione: voi non potete fare nulla senza la nostra autorizzazione. Adesso faremo un incontro con l'ARA, vedremo che cosa ci dirà, e però qualunque sarà la soluzione, che come sapete il servizio scade il 30, purtroppo noi non lo faremo, diciamo, seguendo la scia dei commissari. Noi lo faremo in base al nuovo piano industriale, e per me il nuovo piano industriale deve presupporre una riduzione dei costi. Ma questo, come dire, è una cosa che si può fare nel tempo. O qualcuno pensa che possiamo licenziare le persone così, a prescindere. Sindaco, ma il nuovo piano industriale quante unità prevede per il cantiere di Chemano? Loro hanno previsto 82 unità, però non è questo il punto. Loro fanno un piano industriale, ma adesso c'è bisogno dell'interlocuzione con l'amministrazione, che deve dare, come dire, deve verificare, deve sentire come si giustificano le cose. Ma al di là di quello bisogna abbassare i costi su due versanti, sul piano, diciamo, dei costi di gestione e sulla raccolta differenziata. Tenete conto che a fine aprile parte il progetto con aereo, finalmente ci doteranno di tutta una serie di attrezzature. Metteremo delle fermenalità per chi va a conferire in modo differenziato l'isola ecologica. Insomma, questi sono i due campi nei quali
quindi bisogna intervenire. Quindi il PEF che a me risulti non aumenta assolutamente il costo, ci sono ovviamente si porta come effetto di trascinamento dei costi aggiuntivi che provengono da lontano, ma la politica che bisogna sviluppare è altra. Dopodiché sulla gestione deve decidere l'ANCI, perché deve decidere l'unico gestore per tutto l'ambito, perché è ovvio anche dal punto di vista gestionale creare l'economia di scala, che significa? Che se tu devi comprare una cosa che compri due gomme per un autocarro e una cosa che ne compri mille per 100 autocarri, lì si creano le economie di scala. Lei crede che lei ha parlato solo di videosorveglianza e aumento del numero delle forze dell'ordine, ma no, crede anche dei vigili. Anche dei vigili, va bene. Ma crede, però questi sia i vigili sia le forze dell'ordine hanno solo una funzione repressiva, diciamo. Lei crede che soltanto con la repressione si possa abbattere la grande e piccola criminalità? Assolutamente no, però le cose si tengono, perché noi dobbiamo guardare anche le vite che abbiamo quotidiane, che si vedono, dal parcheggio di selvaggio alla piccola illegalità diffusa, che ha bisogno dei vigili per essere, come dire, verificati in via preventiva e anche in termini sanzionatori. Dopodiché c'è un tema legato a tutte le periferie, che è un tema che, come dire, è diffuso nel mondo, non solo. Abbiamo visto quest'estate dei film francesi che parlano della periferia di Parigi, è il parco verde, cioè c'è poco da fare, e le Saint-Michel, e Scandia, allora o c'è un tema generale dove si presuppone, io continuo a dire, che l'edilizia residenziale sociale diffusa all'interno del tessuto urbano, e poi un esercito grande di maestri di strada, di psicologi, di sociologi, scuola a tempo pieno, tutta questa serie di situazioni che non possono essere episodici, ci vuole una vera e propria politica che ovviamente come comune possiamo fare solo relativamente. Tenete conto che oggi nel Patto Verde ci sono una serie di iniziative che sono comunque importanti, da quelle della ristrutturazione di alcuni spazi, diciamo, sportivi, con la WISP, con l'Associazione Infanzia da Vivere, con il progetto di città metropolitana per l'elusione e l'evasione scolastica. Ma sono vernicelli tanti, bisogna intervenire con forza, con determinazione. O togliamo questi ragazzi dalla strada, dalla scuola della strada, e non solo nel Parco Verde, anche nella nostra città, non voglio dire, nel centro storico, probabilmente noi abbiamo problemi di gente di bambini che nella Villa Comunale fanno cose straordinarie, micidiali. E allora purtroppo c'è un problema di educazione complessiva. Ma o li sottraiamo alla scuola della strada oppure non so dove andremo a finire, sinceramente. E non è che un'amministrazione da sola può risolvere questo problema, ovviamente si deve far carico del problema, deve proporre, come stiamo cercando di fare, deve mettere in campo tutte le progettualità possibili e immaginabili, ma c'è veramente una resiliscenza complessiva e una consapevolezza generale di tutta la città. Come pure anche sul piano della collaborazione, che devo dire, sono anche un po' scocciato. È chiaro che noi abbiamo le nostre responsabilità, ma vogliamo dire anche dei ragazzi plastic free che si mettono lì la domenica in più occasioni e puliscono un po' la città? Siamo andati a fare la diretta. Torniamo a John Fitzgerald Kennedy, no? Che diceva: no, non dite che cosa l'America può fare per voi, ma dite anche che cosa voi fate per l'America. O è una situazione collettiva, oppure non andiamo da nessuna parte, nessuno andrà da nessuna parte. E non è che non ci va l'amministrazione Falco, non c'entra nessuna amministrazione, perché dobbiamo ritrovare il senso di comunità. E per fare il senso di comunità dovete dare anche come giornalisti il vostro contributo, non perché non dovete parlare bene di me o dell'amministrazione, dovete parlare bene delle cose che si possono fare, delle cose che si devono fare e che si muovono nella società e metterle anche in risalto, perché solo così si riuscirà, come dire, a svoltare. Sindaco, io onestamente, lei lo sa, sono cresciuto 30 anni fa proprio con voi, iniziai a scrivere Idea Città, ai tempi che non c'erano i cellulari, tutto il resto. Però allora si denunciavano le cose,
ma si parlava anche, soprattutto si cercava anche di mettere l'accento sul bicchiere mezzo pieno. Sì, però io in tutti questi 30 anni, ma non solo a Caivano, anche io leggo un po' i giornali, diciamo, sono anche comunque abbastanza informato anche sul Napoli, no? Di questa, beh, vedo tanta repressione contro la criminalità, però prevenzione di cui lei ha parlato, maestri di strada, ma io non lo so quanti articoli ho scritto, ma alla fine, quanti articoli ho letto, ma alla fine è poca, diciamo, la prevenzione. E servirebbe veramente, perché se ne parla, sì, facciamo il progetto maestri di strada, fu fatto, mi sembra, pure a Caivano, ma io non lo so, che cioè non si vede proprio la prevenzione. Sono episodici, ho detto che ci sono oggi, attualmente, in funzione, ci sono dei progetti che stanno funzionando, non solo nel Parco Verde, proprio sulle illusioni e sulle questioni scolastiche. I nostri uffici fanno il loro dovere, anche insieme ai carabinieri, per le assenze da scuola, che vengono sistematicamente segnalate dai ragazzi. Ma c'è un problema di crisi delle agenzie educative. Sappiamo tutti che le famiglie sono in crisi, perché non riescono ad essere, come dire, puntuali come hanno forse qualche volta, che in passato non ci cappellotto poteva essere, come dire, una sana cosa. La scuola sta in crisi, oggettivamente sta in crisi. E i genitori, noi insomma, ci picchiamo se andavamo male o se rispondevamo all'insegnante. Oggi vanno a picchiare gli insegnanti. Quindi questo anche è un'altra anomalia. E mancano gli oratori, i famosi oratori, per dire, che utilizzavano anche lo sport come recupero per i ragazzi. O anche oggi sono le scuole calcio, e che però, come dire, nella logica perversa, che i propri figli devono diventare campioni, più che essere educati al rispetto delle regole, c'è un'ulteriore bomba atomica. Io ho visto delle scene sui campi sportivi micidiali dove i genitori picchiano gli allenatori perché il ragazzino, l'altro ragazzino, insomma, siamo alla follia. Però questo, voglio dire, non è che voglio scaricare addosso l'arte delle responsabilità dell'amministrazione. Noi siamo presenti e vogliamo essere presenti sotto tutti i punti di vista. Quest'ultima cosa, anche della richiesta mettendo a disposizione una struttura o più strutture se vogliono per il commissariato, insomma, se può dare una mano ad avere più uomini, insomma, il concetto è di collaborazione interistituzionale. Più le istituzioni collaborano in positivo, è meglio. Questa è un po' l'idea. Va bene. Finito per te? Grazie.